È la mia rubrica storica, quella che nel corso degli anni ha affrontato tante tematiche. SOS Campania. Buonasera amici telespettatori, grazie ancora una volta per averci scelto. Stasera parliamo con grande attenzione verso una problematica che riguarda tanti di noi. Dicevo, parliamo con l'assessore ai trasporti della Regione Campania, Sergio Vetrella, che saluto. Buonasera assessore. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Urge questa trasmissione, che io uso sempre dire di servizio per i nostri cittadini, perché? Perché negli ultimi giorni c'è stato un po' di caos nella questione dei trasporti su ferro. E allora io ho voluto chiamare l'assessore Petrella, che ha gentilmente raccolto il nostro invito, proprio per cercare di spiegare ai nostri concittadini, ai nostri amici telespettatori e soprattutto agli utenti del trasporto su ferro, che cosa è accaduto, ma questo forse già lo sapranno, ma che cosa sta accadendo e che cosa accadrà a breve. E abbiamo così voluto chiedere proprio all'assessore Petrella la sua disponibilità a spiegarci ulteriormente, dopo una conferenza stampa che sembrava essere esaustiva ma così poi non si è rivelata, che cosa sta cambiando, che cosa cambia, che cosa è prima la fotografia attuale e poi quali sono gli scenari che si aprono. Sì, innanzitutto io ringrazio lei per questa occasione che mi dà di chiarire ulteriormente come abbiamo operato negli ultimi mesi e quali sono ora gli scenari che si aprono davanti a noi. Noi abbiamo ottenuto nel 2012 il grande risultato, con uno sforzo comune di tutte le forze in gioco, di avere una legge che ci consente, legge nazionale, che consente alla Regione Campania, attraverso un commissario ad acta, di partire in un piano di risanamento delle tre aziende su ferro. Risanamento relativo a quello che io ho informato tutti, riguarda circa 600 milioni di esposizione che queste aziende hanno. Questa legge consente nei prossimi 5 anni di poter investire in questa direzione tra 1 miliardo e 1 miliardo e 200 milioni di euro. Questo grande risultato si è affiancato alla mia iniziativa nel 2012 di recuperare circa una quarantina di milioni per bloccare quella caduta verticale della manutenzione che appunto non faceva, stava riducendo sempre di più il numero dei treni in funzione, e con la legge che prevedeva entro la fine dell'anno del 2012 100 milioni di euro già che dovevano arrivare, io avevo messo in sintonia i miei 40 milioni con gli ulteriori 100 milioni per avere una curva crescente e continua di manutenzione. Per problemi legati col governo, di ritardi del governo, questi 100 milioni non sono arrivati, per cui io ho dovuto affrontare immediatamente il problema di trovare risorse ulteriori per poter ripartire col piano della manutenzione e andare verso una normalità di corso e di numero di treni. Lo stesso problema relativo al discorso dei debiti pregressi andava a gravare, come ho sempre detto, sull'altra problematica, il giusto diritto dei lavoratori di avere regolarmente, a fronte del loro lavoro, lo stipendio. Noi come Regione abbiamo sempre pagato regolarmente il dovuto alle aziende. Parleremo poi dello stipendio. Esattamente, però ecco. come fatto specifico l'altra cifra che io ho dovuto trovare sono ulteriori 24 milioni di euro, per cui, come lei ben diceva, la conferenza stampa che pochi giorni fa ho fatto tendeva a dare sicurezza a tutti, sia alle aziende, sia a quelli che sono i fornitori, sia a quelli che sono i lavoratori, avendo avuto, con la collaborazione di tutta la Giunta, con l'aiuto anche del Presidente Caldoro, con i vertici dell'azienda e in particolare con la ottima azione che sta facendo il commissario ad acta Voci, io sono riuscito a convincere tutti ad anticipare ben 74 milioni dei 200, 100 del 2012 e 100 del 2013, che ora stimiamo arriveranno fra giugno e settembre. Ecco, ci guardano sicuramente tantissimi lavoratori di queste aziende sul ferro. Lavoratori che negli ultimi mesi, assessore, hanno avuto difficoltà per
prendere il loro regolare stipendio, pur essendoci del denaro, pur avendo la regione pagato questi stipendi non arrivavano loro con puntualità. E noi ci siamo incontrati già un paio di mesi fa, dove facevamo un altro focus sui trasporti, e lei mi disse che questa cosa prima o poi l'avrebbe risolta. Perché? Perché c'era un rallentamento a causa di pregressi crediti con le banche che addirittura per un chissà quale azione di rientro si impossessavano dei soldi destinati ai lavoratori in virtù dei debiti dati per dei soldi dati alla regione precedentemente per dei debiti con la regione, e praticamente rallentavano poi, dopo ulteriori vostri solleciti, questo flusso di denaro verso gli stipendi regolari. E lei mi disse: io questa cosa prima o poi la devo risolvere assolutamente. È giusta la mia ricostruzione? Perfettamente, perfettamente. Desiderei soltanto aggiungere che in questa problematica vanno distinti due aspetti. Un primo aspetto è la cosiddetta cessione dei contratti, ovvero sia io regione faccio alla società, che può essere Circumvesuviana, ex Circumvesuviana, ex EAV, ex Metro Campania, perché ora sono state fuse tutte e tre, come era il mio indirizzo strategico, nell'unica società che si chiama EAV. Quindi da ora in poi di fatti sono ex Circumvesuviana, ex Metro Campania. Quando diciamo nell'ambito anche dell'analisi di quelle che sono le diverse problematiche dei debiti pregressi, i debiti pregressi erano da una parte la cessione dei contratti. Io faccio il contratto, io Regione Campania, la società ha bisogno di soldi, va alla banca e cede il contratto, cioè la banca diventa intestataria del contratto, per cui io devo pagare la banca e non più l'azienda. Quindi i soldi che la regione versava andavano e dovevano andare per forza, per un atto notarile, alla banca. Che cosa avveniva? A parte il ritardo naturale del passamani di questi soldi, c'era un'altra problematica, che avendo in mano questi soldi venivano delle volte posti sul tavolo problematiche che erano relative ad altri problemi di debiti in corso, per cui noi non avevamo il controllo del flusso per quanto riguarda il passaggio dei nostri soldi regolarmente versati rispetto al discorso del pagamento degli stipendi. Semplifico, non perché voglio pensare che lei non l'abbia spiegato bene, perché i telespettatori da casa, in poche parole, i vostri soldi loro ve li davano, erano convinti di darveli, però poi per secondo un giro di diciamo così farraginoso, questi soldi non arrivavano in tempo a voi o arrivavano dopo diverso tempo, trattenute in conto ad altre situazioni che erano debiti con la regione. Quindi l'ha spiegato benissimo, la ringrazio. Popolarmente, allora, ecco. Come io le avevo detto, è un problema che dovevo risolvere e l'ho risolto. Di quei 74 sì. milioni che con un miracolo siamo riusciti nella situazione drammatica, 74 milioni di euro, ricordiamolo alle persone anziane come me, sono 130 miliardi delle vecchie lire, quindi bisogna rendersi conto di che cifre stiamo parlando. In una situazione complessa della regione, in un'Italia che sta in una particolare difficoltà, siamo stati in grado di trovare 74 milioni da anticipare, e 24 milioni sono indirizzati a quello che io mi ero prefissato da tempo, cioè andare dalla banca che aveva la cessione del contratto e dire: ma tu quanti altri soldi devi avere di debiti pregressi affinché questa cessione termini? Circa 24 milioni? 24 milioni di euro. Da questo mese è il primo mese che noi come regione potremo pagare dopo anni direttamente l'azienda EAV. Quindi mi pare di capire che questi soldi ogni mese non saranno dati alle banche che poi le trasferirà agli enti secondo i suoi tempi, ma saranno date direttamente agli enti, per cui i lavoratori non attenderanno il bonifico dalla banca verso, diciamo, ma andranno direttamente dall'azienda, magari si pagheranno con gli assegni circolari, oppure chi ha un conto corrente chiederà di destinarlo sul conto corrente, ma sarà un rapporto, come dovrebbe sempre poi essere, tra l'azienda e il datore di lavoro direttamente. Esatto, teniamo conto di due o tre altri elementi. Il primo, io attendo diciamo a breve quello che viene detto, diciamo l'atto definitivo di chiusura di questa cessione. Sì. La dirigenza dell'EAV si è impegnata con me che appena noi avessimo pagato
questi soldi direttamente alla banca, quindi la Regione li ha pagati direttamente, sarebbe arrivato l'atto formale di chiusura della cessione, per cui ho già pronto il primo decreto di liquidazione, le dico sinceramente, ho detto ai miei collaboratori che ci prenderemo una bibita insieme per festeggiare questo momento, quello di pagare per la prima volta direttamente l'azienda. Ma voglio mettere in risalto altri aspetti. Facendo così, che cosa stiamo facendo? I 24 più 50 milioni vanno in una direzione che è la seguente. Uno, stiamo togliendo un debito del passato per cui stiamo chiudendo anche con parte degli interessi passivi. Due, stiamo intervenendo con un discorso diretto, immediato di liquidità per il problema della manutenzione. Quindi il caso, diciamo, lavoratori allo stato attuale dovrà essere quello da ora in poi di fare in modo che ci sia questa regolarità di pagamento e non ci saranno più scuse nemmeno per la dirigenza dell'EAB, nel senso in quei soldi, perché prima le banche che facevano, scusate, voglio anche spiegare questo, rispetto alla cessione del contratto, se il contratto valeva 10, loro non davano tutti i 10, si mantenevano una percentuale di sicurezza nelle mani, per cui non arrivavano nemmeno tutti i soldi che noi davamo direttamente all'azienda, con ulteriore impatto sul problema della manutenzione, che si sposava pure con quello che io le dissi l'altra volta, che il mancato pagamento dei contributi INPS e INAIL obbligatori per i nostri lavoratori, che per anni non sono stati pagati, vengono a gravare per decine di milioni di euro all'anno nei confronti di Equitalia per togliere anche quel debito. Quindi oggi con quella legge che abbiamo fatto passare, il commissario ad acta con un grande lavoro sta mettendo a punto un piano di risanamento, fra le altre ci dovranno essere questi pagamenti che prima venivano a gravare sui contratti di servizio. Ecco, io ricordo che stiamo parlando unicamente della questione del ferro, non c'entrano i pullman, ne parleremo dopo dei bus, soltanto i treni della Circumvesuviana, della SEA e della SEPSA e di Circumcampania. Beh, assessore, per chiudere questa questione stipendi, noi con questi soldi che abbiamo e che sarà la dotazione stipendi, per quanto tempo siamo tranquilli? Ma guardi, noi siamo tranquilli anno per anno. Perché la bella cosa di questo mercato di cui stiamo parlando, io faccio sempre questo esempio per spiegarlo anche ai lavoratori, agli operatori, agli utenti. Ci sono mercati in cui l'imprenditore non ha sicurezza del mercato. Uno che produce ombrelli, io faccio sempre questo esempio, se per un anno non piove venderà meno ombrelli. Quindi il suo ricavo diminuirà in base a quello che è il mercato. Noi ci troviamo nelle condizioni di un mercato che noi a priori, anzi in termini anche pluriennali, non solo ne abbiamo la certezza, ma che si va a incrementare e non a diminuire. Che cosa vuol dire? Che noi oggi per la prima volta, io con la mia funzione di presidente della Commissione Infrastrutture dello Stato Regioni, chiedo scusa, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ho portato avanti in quest'ultimo anno una lotta intensa con il governo, arrivando al risultato che per la prima volta l'Italia si è dotato del Fondo Nazionale Trasporti Pluriennale. Per la prima volta, mentre ogni anno non si sapeva quanti soldi si avevano, pensiamo al caso Trenitalia del 2012. Il caso Trenitalia del 2012 è quasi divertente. I soldi del contratto Trenitalia equivalente per il 2012 che venivano dallo Stato, chiunque con un minimo di raziocinio avrebbe pensato che sarebbero arrivati regolarmente ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni mese, lo Stato italiano dopo una mia rivoluzione li ha dati alla fine del 2012. D'accordo? Nel caso specifico oggi col Fondo Nazionale questa problematica viene a cadere, per cui la mia risposta a quello che lei dice, se gli uffici operano nel modo corretto, noi abbiamo a bilancio le risorse per pagare regolarmente il trasporto ferroviario. Questo, amici telespettatori, è sicuramente un passo importante, perché poi i lavoratori fanno funzionare il servizio funziona soprattutto se i lavoratori, come poi sempre hanno fatto, hanno dato sempre, diciamo così, il massimo, ma hanno giustamente preteso gli emolumenti. Allora, fino a oggi, mi passo di capire, ci sono stati questi ritardi, ci sono state queste tensioni, ma mi sembra di capire che ora queste problematiche non saranno più sul tavolo. Potremmo stare tranquilli, almeno sotto l'aspetto sia lavorativo che gestionale.
Ma andiamo ad affrontare un altro argomento che sta a cuore a tanti. Abbiamo parlato dei lavoratori, ma dobbiamo parlare anche di un altro capitolo che pure di cui pure discutevamo tempo fa, e cioè quello relativo ai fornitori. Perché dovete sapere, poi ci arriveremo, ci sono molti crediti per quelli che hanno fatto l'assistenza, la manutenzione ai treni, ricordo che è sempre soggetta a una verifica continua, hanno cambiato pezzi di ricambio, però nel tempo purtroppo la Regione Campania non li ha pagati. E adesso naturalmente, avendo maturato questi crediti, loro non prestavano più le prestazioni come prima, cioè far riparare un treno oggi è difficilissimo, perché appunto dice io già devo avere dei soldi, ti do ancora altri soldi, non ti do più niente, e quindi erano bloccati questi contratti. Tant'è che si faceva come un detto, spoglia a Gesù e vesti a Maria. Quando c'era un treno messo da parte, si prendevano le parti che magari non erano, erano funzionanti rispetto ad altri, insomma si faceva... Si chiama cannibalismo. È cannibalismo, esatto. E questo mi pare di capire va anche in funzione adesso di un rapporto che anche sotto questo aspetto è stato risolto. Come? Sì, innanzitutto io direi che noi non solo dobbiamo pensare ai fornitori di pezzi, diciamo quello là, che noi dobbiamo pensare anche ai fornitori dei servizi, ci stanno persone che stanno aspettando lo stipendio, non dobbiamo pensare solo ai nostri lavoratori, noi dobbiamo pensare anche allo stipendio di tanta gente che lavora per queste società e che non ricevendo i soldi ha bloccato anche il pagamento degli stipendi alle proprie persone. Si chiama indotto, è tutto indotto. Indotto. Tenendo conto di questo, e questo è stato uno dei punti fondamentali per il quale io quando arrivai ormai 2 anni e mezzo fa, concordai col presidente Caldoro che la strada più semplice che si apriva a noi di mettere in fallimento subito le aziende sarebbe stato per noi un toccasana. Eravamo arrivati in quel momento, trovavamo un disastro, li mettevamo in fallimento, partivamo da zero, tutti i debiti andavano nel fallimento, noi partivamo con la compagnia, diciamo, sana dall'inizio. La responsabilità nostra è stata quella di valutare che impatto avrebbe avuto su quelli che erano i creditori. Quante povera gente avrebbe perso il proprio posto di lavoro dentro al fallimento? E abbiamo accettato questa sfida enorme che a volte le persone non si rendono conto, anche in termini di responsabilità personale, andando nella convinzione che avremmo convinto chi dovevamo convincere che noi dovevamo avere i mezzi per risanare queste aziende. Allora, pensando anche a tutto l'indotto, come lei diceva, oggi questa legge che abbiamo ottenuto, questi 50 milioni che io ho messo a disposizione, o io, chiedo scusa, quando dico io è la Giunta regionale campana, certo, come ovviamente, scusatemi, utilizzo delle volte il termine io per indicare proprio tutta la Giunta e ovviamente che lavora in coordinamento e in sinergia. Ma questi soldi che abbiamo trovato sono soldi che sono solo l'anticipazione, come dicevo prima, di ulteriori 200 milioni e questi 50 milioni vengono da un piano preciso che io ho chiesto all'azienda EAV di darmi, perché il mio primo obiettivo è che voi mi dovete dare il piano di manutenzione straordinaria che deve andare avanti. Una sorta di cronoprogramma. Esatto, questo cronoprogramma comporta che all'incirca già verso giugno-luglio, anche per il caso più grave che noi abbiamo, che è la circumvesuviana, fra le tre, io ho meno Metro Campania, un po' di più di problema Sepsa, ex Sepsa, grande problema ex circumvesuviana, ma per tutto questo quadro abbiamo trovato questi 50 milioni a fronte di un piano che prevede già fra giugno, luglio ed agosto che noi ritorniamo nel numero di treni normali che consentono il servizio. Si parla di 95 addirittura. Beh, nel il quadro che mi è stato fatto, io ringrazio anche sia l'amministratore polese dell'EAV, il direttore generale, l'avvocato Casizzone, e i dirigenti, quelli che sono restati, perché come sapete abbiamo ridotto in un modo drastico il numero dei dirigenti, e va anche a loro il mio ringraziamento perché si sono accettato di autoridursi lo stipendio del 30%, esattamente un valore, diciamo, indicativo, medio fra il 15 e il 30%, che diciamo già è un gesto significativo nella direzione della sofferenza delle persone e dei lavoratori. Però in generale il punto fondamentale è che noi oggi, attraverso questi fondi che saranno poi con i 200 milioni che arriveranno e che quindi ci consentiranno di recuperare l'anticipo dei 74 milioni, questi 200 milioni nel piano che ha fatto
fatto il commissario Voci e che stiamo ovviamente stiamo lavorando tutti per ottimizzarlo, dovrebbero consentire da subito di togliere i problemi più gravi che abbiamo e in contempo andare avanti raggiungendo, diciamo, entro luglio-agosto, come dicevo, già una condizione più che soddisfacente. Assessore, naturalmente voi avete rilevato anche dei contratti, come diceva, avete trovato anche dei contratti che forse magari potevano e dovranno forse essere in un'ottica futura rinegoziati. Mi spiego meglio, oggi sapete che c'era un debito di X lire, perché a fronte di forniture di materiale che magari forse oggi potrebbero costare di meno in un ordine successivo. Quindi lei ha detto voglio guardare tutti i contratti ad uno e rifarli completamente dopo aver naturalmente pagato tutto quello che dovevate pagare. È così? Sì, assolutamente. Ovviamente da un punto di vista strettamente formale sono i vertici dell'azienda, il commissario Voci, ai quali nei nostri dialoghi chiaramente abbiamo sempre parlato, come abbiamo fatto anche nel 2012, di rinegoziare il debito, ma in più di andare a vedere quali ottimizzazioni fare in termini di contratti, come lei diceva giustamente, ma anche ottimizzazioni in termini della lavorazione. Faccio un esempio. Avendo voluto la fusione delle tre società, oggi non c'è più ragione di avere tanti depositi, tre officine, diversi depositi e così via distribuiti sul territorio. Un'unica grande officina. Così come le dico un'altra cosa, andando a visitare sul territorio di continuo tutte le nostre infrastrutture, io sono restato veramente, diciamo, male, dico questo termine, di quante infrastrutture, appartamenti, volumi, edifici, aree sulle quali si possono fare degli ottimi parcheggi, dando la possibilità ai cittadini di lasciare l'auto e prendere il treno. Nessuno ha mai pensato a mettere a valore aggiunto un patrimonio economico enorme che noi abbiamo, perché la mangiatoia era bassa. Quindi la notte la gente non pensava come far fruttare quello che è il bene. Abbiamo appartamenti. Ma guardi, io inviterei Andiamo con le telecamere. Allora, io vi invito, andate a visitare sulla stazione di Montesanto, sì, al secondo piano. Cosa c'è? Il cosiddetto, fra virgolette, terrazza esterna e volume interno, che potrebbe diventare un ottimo ristorante, un bar con un servizio interno, in cui sono stati finanche fatti gli ombrelloni in ferro con il tavolino e le sedie in ferro esterno, e dentro al locale c'è il parquet a terra. Andatelo a visitare, fatevelo guardare. Com'è che nessuno ha mai pensato a fare una gara per metterlo a disposizione di tanta povera gente che non trova un posto di lavoro, per il quale si può creare in una stazione in cui ci stanno centinaia di passaggi? Chiedo scusa, è uno sfogo. È giusto, accade nella stazione di Mergellina, dove ci sono diverse attività che naturalmente stanno. La stazione Mergellina dice colpiti e affondata, l'hanno ammazzata. Praticamente la stazione Mergellina, che era quella, diciamo, punto di riferimento. Ma stanno rilanciando però. Io ora sto insistendo e sto facendo nella nuova riprogrammazione, di cui parleremo forse più tardi, uno dei punti fondamentali è che la stazione di Mergellina deve tornare a vivere. Quindi stiamo vedendo. Io penso che se lei fa questa cosa, a lei la candidano per fare il sindaco, perché Mergellina non c'è riuscito nessuno. Anche io abito lì da quelle parti, tutti mi dicono: ma Angelo, l'interesse di Mergellina, sto cercando con l'amministratore Moretti, sto cercando con Trenitalia, e poi la società di 100 stazioni, e poi insomma vabbè. Le dico sinceramente che sul discorso della stazione Mergellina io penso che va fatto pure un'azione coordinata con i privati. Cioè, il problema non è prettamente solo economico sulle spalle dei cittadini. Perché io penso che la zona di Mergellina, facciamo il caso già della parte delle partenze degli aliscafi per le isole, è già un qualche cosa di un polmone di produzione economica, per la quale il fatto di poter addurre, pensiamo, persone che da Roma possono andare direttamente a Mergellina, eccetera. Quindi la stiamo studiando e le posso dire che poi più in là ne parleremo. Come questa oggi stiamo parlando, le sto dando risultati su quello che abbiamo parlato l'altra volta, su questo tema, se lei vorrà, ne torneremo. Magari prima di giugno? Sì. Prima di giugno, prima sicuramente di giugno. Benissimo. Allora, dobbiamo parlare adesso degli investimenti che ci saranno, dobbiamo parlare della riprogrammazione
che c'è sulla rete viaria, del biglietto elettronico, dei biglietti, dell'evasione. Insomma, parleremo ancora e parliamo ancora del ferro. Ci fermiamo per un istante di pubblicità, poi torniamo ancora con l'assessore Sergio Vetrella. Bene, rieccoci in studio, stiamo parlando, lo ricordo, di trasporto su ferro. Dopo queste ultime mattinate infernali sembra la luce essersi finalmente accesa, e lo stiamo facendo con il maggior, diciamo così, la maggiore carica regionale nei trasporti dell'assessore Sergio Vetrella. Ancora buonasera, assessore. Buonasera, grazie. Eccoci. Allora, stiamo parlando adesso, dobbiamo parlare degli investimenti, perché anche sulla questione sviluppo si è detto tanto, si è fatto poco, forse per mancanza appunto di denaro, ma anche qui ci sono delle buone notizie. Sì, le buone notizie sono che noi finalmente abbiamo ripreso in mano il cammino che io ho trovato completamente devastato per quanto riguarda l'acquisto di nuovi treni e il revamping, ovvero sia il rammodernamento dei treni esistenti. La situazione è una situazione che ovviamente richiede un intervento immediato, e che è quello che abbiamo fatto. In effetti oggi noi stiamo in una situazione in cui per l'ex SEPSA ci sono 13 treni che stanno in riammodernamento completo, quindi praticamente usciranno dei treni praticamente nuovi. Il primo uscirà verso aprile, quindi fra pochissimo, e da quel momento ogni 3 mesi uscirà un treno riammodernato completamente. Quindi per quanto riguarda la SEPSA abbiamo non solo il discorso che, come dicevo prima, con i 50 milioni anche per la manutenzione ordinaria possiamo intervenire nella normalità, ma in più avremo questi treni completamente riammodernati, con aria condizionata, eccetera. E io faccio un auspicio, mi rivolgo a tutte le persone per bene che ci sono, a tutti i cittadini, cerchiamo di salvaguardarli, sono soldi nostri, è un bene nostro. Non li distruggiamo, cerchiamo di mantenerli nella qualità. Chiederei fino anche a coloro che, con i cosiddetti graffittari, di andare da qualche altra parte, ma di evitare, anche per un senso di rispetto verso i turisti e altri che vengono da noi. Contemporaneamente noi siamo riusciti a fare un altro, io veramente lo reputo un'azione incredibilmente positiva, è quasi un miracolo. Io ho ereditato i contratti con la società Firema, che è fallita praticamente nel momento che io mi sono accorto che i contratti erano completamente non stati rispettati. Da quel momento abbiamo fatto un'azione incredibile. Io ringrazio anche tutti i miei dirigenti e l'amministratore straordinario di Firema. Quindi per circa 90 milioni di euro noi ora abbiamo in linea di produzione dei treni nuovi, che sono 19 treni sia per Metro Campania, ex Metro Campania, e sia per ex SEPSA. Quindi abbiamo, da un punto di vista, ottenuto un risultato diciamo significativo in questa direzione, ma questo non basta, perché abbiamo già acquistato ed è in linea e funziona un treno delle Ferrovie Emiliane, sulle quali bisogna avere soltanto un'ulteriore autorizzazione per poter estendere il funzionamento sulla linea. Fra poco ne arriverà un altro, e poi nello scontro con il governo del fine anno 2012, con un colpo di mano siamo riusciti a ottenere, su una mia proposta, 100 milioni di euro per il materiale rotabile, che è un ulteriore 100 milioni di euro che metteremo a gara per nuovi treni. Quindi anche da questo punto di vista c'è un investimento significativo in termini del materiale rotabile, che si affianca a un investimento non trascurabile per il miglioramento della sicurezza della rete di trasporto e per l'incremento di alcuni miglioramenti anche nelle stazioni, per le quali io sto utilizzando le decurtazioni e le penali che sono state applicate in questi ultimi 2 anni. Ecco, uno degli argomenti che di cui si lamentavano i lavoratori era quello appunto della scarsa qualità dei treni, la scarsa qualità anche del servizio, e questo anche gli utenti, per la verità, si lamentavano. Avendo nuovi treni e avendo treni più, diciamo, in modo più confortevoli, mi pare di capire, questo problema
si aggirerà, praticamente non ci saranno più queste lamentele, non dovrebbero più esserci lamentele di lavoratori che dicono non possiamo uscire perché non ci sono i treni. Beh, innanzitutto non sono i lavoratori che lo devono dire. Per quanto riguarda i lavoratori, gli stessi loro colleghi sono quelli che la mattina, assumendosi una responsabilità personale, firmano il modulo di immissione in rete del treno. Quindi non è il lavoratore che può intervenire su questo argomento, sono altri che hanno la responsabilità di dire se il treno funziona o non funziona. Questo è il vecchio problema che abbiamo trattato, non si può sfruttare questo elemento per problematiche di scioperi che non entrano nella normalità delle regole dello sciopero. Quindi oggi spero da ora in poi, con la grande responsabilità che hanno mostrato i lavoratori anche in questa occasione, abbiamo consapevolezza tutti insieme che stiamo facendo uno sforzo enorme per salvaguardare un patrimonio enorme della regione e salvaguardare tanti posti di lavoro. E anzi, prima volevo dire, anche per quanto riguarda le società che sono fornitrici, quindi l'indotto, bisogna dire che a volte si è parlato come la regione non fa pagare, non paga gli stipendi. Io ho avuto lavoratori verso i quali veramente va da parte mia una sofferenza, rendendomi conto delle loro difficoltà, alle quali è stato detto non ti pago lo stipendio perché la regione non mi paga. Ma questa è una bugia, ma di una viltà incredibile. Noi abbiamo pagato sempre regolarmente tutti i mesi. Il problema è che le società per i debiti che avevano non riuscivano a pagare i fornitori. Ora il problema, come dicevo, dovrebbe essere risolto, quindi entro poco dovremmo andare verso la normalità. E quindi per il problema che lei mi poneva ho legato questo a quello. Per quale ragione? Guardate, anche un treno vecchio, se c'è la dignità di chi l'utilizza e di chi, fra virgolette, deve pulirlo, deve tenerlo in ordine, anche un treno vecchio è un treno dignitoso, come ho visto anche in nazioni povere dove la dignità era, diciamo, così forte che si notava e si sentiva. Quindi sicuramente i treni nuovi, sicuramente i treni completamente riammodernati, ma per fare questo, come dicevo prima, ci deve essere. Gli utenti devono stare attenti al loro bene, perché quello è un loro bene, e i nostri lavoratori, che siano i diretti nostri lavoratori o i nostri fornitori, devono porre la massima cura nel loro lavoro per fare in modo di coniugare il bene loro con il bene degli altri. Diamo un segnale ai nostri giovani che la sfida che stiamo portando è di spiegare a tutti che non ci può essere una vita, fra virgolette, nel bene di una persona se non si rende conto che nel suo quotidiano, con i figli, con la famiglia, con la moglie, con gli altri colleghi di lavoro e con gli utenti che dipendono dal proprio lavoro, non dia il massimo per dare il massimo della qualità nella propria azione. Assessore, lei ci sta parlando stasera di programmazione più attenta, un'analisi più dettagliata, finalmente avendo anche dei nuovi mezzi a disposizione, non solo economici ma anche tecnici. Quello che però la gente ci chiede è da casa, i telespettatori che prendono il treno ogni mattina, gli stessi orari, eccetera, loro chiedono due cose. La prima, la certezza del treno. In secondo luogo, chiedono anche di non veder soppresse, appunto, a causa di questa non mancata certezza delle corse, soprattutto negli orari di punta, e quindi viaggiare come delle sardine schiacciati, forse magari nei momenti topici di un andare a lavoro e di un tornare. È possibile? Sì, sicuramente è possibile. Innanzitutto, per quanto lei dice, il discorso dei treni stracarichi in un modo inaccettabile, il problema è stato sempre dovuto alla mancanza del materiale rotabile, quindi io cercherò di mostrare nei fatti, non nelle parole, che nei prossimi mesi, nel piano di manutenzione straordinaria che seguirò, come ho fatto l'altro personalmente, proprio per verificarne gli effetti, noi metteremo delle altre casse aggiuntive per quanto riguarda i treni e manterremo la regolarità, perché aumentando il numero dei treni potremo avere anche dei treni che sono, fra virgolette, di non mi viene il termine, di rincalzo, cioè per lei se ha tot treni è chiaro che in una giornata un treno si può rompere, treni di riserva, le chiedo scusa, non mi è venuto il termine esatto, grazie mille, e quindi questo fa parte del sistema generale di maggiore certezza per gli utenti. Già nel passato gli utenti sanno che io ho fatto uno sforzo enorme in chiedendo alle aziende
ho detto al limite togliamo dei treni, ma diamo la certezza del treno. E quindi questo è un elemento che sta alla base di quanto noi ora stiamo facendo nel fare il piano delle linee. Ecco, no, le ho detto questo perché poi se un treno che deve contenere, che ne so, 800 persone, ne contiene 1400, poi dopo non ci dobbiamo lamentare se il treno poi si rompe perché ha un eccesso di carico, ha un eccesso di uso e la gente naturalmente stretta si deve, rovina lo stesso treno. Insomma, il treno viene visto non più come un mezzo di passeggero, insomma un mezzo di trasporto, ecco, ma viene visto come un carro in cui sono tutti quanti messi dentro che non vedono l'ora di uscire. Insomma, anche su questo bisogna cercare di dare continuità e soprattutto controllo. Quando un treno, voglio dire, in degli orari è pieno, deve partire non stipato, ci dovrebbe essere un po' una regolazione anche del flusso. Sì, questo le posso dare delle indicazioni molto chiare su questo elemento. Ne dire due cose. Uno, come dicevo, sicuramente un problema è di materiale rotabile. L'altro problema è che nessuno ha pensato mai di avere l'esigenza di tenere sotto controllo i flussi dei passeggeri. Quindi nessuno, con tutti i miliardi che sono stati spesi, aveva pensato a una cosa che mi sembra banale per chiunque, di creare la capacità di avere sotto controllo i flussi dei passeggeri. Passerebbe solo con per la prima volta io ho fatto mettere su un gruppo di esperti che si è dotato anche di un calcolatore e di un software che è uno dei più avanzati. Per la prima volta noi ora abbiamo la possibilità di ricevere i dati e di cominciare a fare una programmazione, certo, attenta. Quindi anche per questo abbiamo tempi che sono quei tempi che vi ho detto prima, cioè noi entro circa 6 mesi avremo la possibilità di cominciare ad avere delle informazioni sui flussi molto di dettaglio, per cui potremo vestire il trasporto in base alle reali esigenze. Ecco, non per dare suggerimenti, lungi da me voler fare il tecnico, però basterebbe controllare quanti biglietti a che ora vengono obliterati, tanti biglietti li obliterati, per sapere che dalle 8 alle 9 ci sono 30.000 persone che insomma dappertutto fanno. Sì, la sua valutazione. E poi dalle 10 a mezzogiorno ci sono molti di meno. La sua valutazione da un punto di vista teorico è perfetta. Da un punto di vista della pratica attuale, della realtà, bisogna mettere due cose. Lei per avere quei dati deve avere un sistema di registrazione del dato relativo, quindi c'è anche un problema, diciamo, informatico. Non è stato fatto fino ad oggi. È quello che le sto dicendo anche io. Informatico e di rete per poterlo, certo, fare. E l'altro punto che noi non dobbiamo dimenticarci, purtroppo noi abbiamo questo fenomeno terribile sul quale io sto lavorando per dare una risposta molto determinata, che tanta gente per bene che paga il biglietto si trova a bordo, tanta gente che non ha pagato il biglietto. Quindi noi non abbiamo un controllo dei flussi esatto, perché teniamo conto da una parte che non tutti i sistemi sono organizzati e strutturati per l'acquisizione dei dati, come lei giustamente diceva, e per farli arrivare al centro di controllo principale, ma poi teniamo un numero non trascurabile di persone che evadono e che quindi a noi non risultano da un punto di vista dei passeggeri. Anche per questo, se ci sentiremo tra qualche mese, ho in serbo una strada e una soluzione. Per esempio, a Lea adesso ci sono quegli sportelli che si aprono se non mette il biglietto, ma nelle stazioni però dove arriva non c'è questo tipo di, sì, ma guarda, di filtro, diciamo. No, ma io le dico di più. La mia azione, io sto andando in una direzione che dovrò verificare, glielo dico come fatto preliminare, non ho ancora chiuso tecnicamente questo. A mio avviso io devo eliminare completamente i tornelli e tutto il resto appresso. Io non vedo più la ragione di farlo. Io non lo vedo di più, perché la persona onesta passa per il tornello. Noi teniamo la maggior parte delle nostre stazioni che sono aperte, quindi a meno che lei non fa un forte con le sentinelle, le persone per bene passano per il tornello, chi non è per bene gira attorno e fa prendere il treno. Quindi ha capito, oggi io voglio fare una lotta di civiltà. E lei che cosa vuole fare? No? Io voglio fare una lotta di civiltà, voglio spiegare ai cittadini che quello è un bene comune. Ah, vuole togliere tutto? Io voglio togliere, dove non ci sta la possibilità. Chiaramente se lei tiene, come si sta nelle metropolitane, il discorso del passaggio obbligato della metropolitana, se lo vogliamo lasciare lo lasciamo. Ma che senso ha dare il fastidio all'utente? Dover avere i tornelli che mi richiedono di avere una persona fissa là, perché per sicurezza ci deve essere una persona che li controlla. Questo. Con tutti i costi di manutenzione, gli costi di investimento, eccetera. Quando io devo spiegare ai cittadini una cosa molto semplice, signori, quello è un bene comune. Io metterò, triplicherò il numero di controllori. Ecco.
Nel triplicare il numero di controllori sto cercando di trovare degli altri modi per fare dei controlli più forti e vedremo se ci riesco, perché è giusto che i cittadini siano salvaguardati, è giusto che chi paga abbia la soddisfazione di sapere che anche gli altri pagano ed è giusto che anche i miei lavoratori a bordo siano più sicuri, sì, e non ci siano atti di vandalismo. C'era allora, un discorso delle telecamere anche a bordo, mi pare che... Ci stanno, le stiamo mettendo, sono, eh? Stiamo mettendo un sistema anche più sofisticato, diciamo, poi quando sarà il momento potremo dare, fare proprio un focus su, sì, alcune di queste andiamo problematiche. Andiamo con le telecamere a vedere. A esattamente, vedere. Spiegheremo anche da un punto di vista tecnico, sì, come funziona, perché è utile che gli utenti lo sappiano, anche perché... Cioè, dico, ma anche su questo sta da andando, maggiore sicurezza, sì, già andando, su alcune, sì, vetture abbiamo già le telecamere, quando avvengono fatti vandalici noi mandiamo i video direttamente alla procura, quindi già ci sono cose che avvengono ma che richiedono poi i tempi che richiedono, però contemporaneamente quello che bisogna considerare, io sto cercando di pensare a un messaggio che deve passare per i nostri utenti e per i nostri lavoratori, è un bene comune, sono soldi comuni. I cittadini campani ci mettono fra una cosa e un'altra circa tra 900 milioni e un miliardo all'anno, perché solo i contratti di servizio valgono 650 milioni di euro all'anno, a cui si sommano i biglietti. Questo messaggio per me, io forse no, ci potranno essere problemi che mi verranno portati all'attenzione, ma la mia volontà oggi è di andare nella direzione verso il biglietto elettronico e togliere tutti quelli che sono questi orpelli, che sono soltanto un peso economico, un peso funzionale e operativo, e che in un modo o nell'altro, ovviamente, un po' come è stato, faccio l'esempio della cintura di sicurezza. Inizialmente nessuno si metteva in automobile la cintura di sicurezza. Una volta che si è cominciato a trovare il discorso della civiltà di metterselo, oggi molti, salendo in automobile, la cintura se la mette. Il biglietto elettronico, per far capire alla gente, è un po' come quello che accade su Trenitalia? No, non esattamente. Anche Trenitalia si dovrà adeguare a questo. Il biglietto elettronico a cui stiamo noi lavorando e pensando, difatti, è già quello che in un modo o nell'altro viene utilizzato da chi ha l'abbonamento. Cioè è come se fosse una carta di credito col chip, come quelle carte di credito col chip, sul quale il cittadino potrà caricare quello che è il valore equivalente del viaggio, e quella carta gli consentirà di avere una serie di altri servizi. Quindi con quella carta lui potrà accedere a una serie di servizi prendendo qualsiasi mezzo sul territorio. Una sorta di unico elettronico. Esattamente, è un unico, diciamo, supporto che una volta avuto non debbo comprarlo ogni volta, e quindi non avrò nemmeno il problema, e quindi risparmieremo anche sul problema della distribuzione, l'aggio e tutto il resto appresso. Sarà una carta di credito che uno porterà in tasca, vuole prendere l'aliscafo, prende l'aliscafo, vuole prendere il treno, prende il treno, vuole... Una carta telefonica, esatto, si ricarica. Fino anche per esempio per quanto è la mobilità certo, per quanto riguarda le biciclette, il fatto car sharing, bike sharing, il parcheggio arrivando alla stazione dovendo lasciare l'automobile, sarà un'unica carta sulla quale io carico un determinato, diciamo, servizio, e quel servizio io lo pago direttamente con la carta. E quando ci arriveremo a questo? Beh, noi stiamo operando per fare in modo di essere operativi, di iniziare già quest'anno e di essere operativi nel 2014, perché chiaramente l'introduzione di questo metodo ha dei tempi anche tecnici per, certo, per abituare gli utenti e per, certo, farlo, e per farlo. Beh, simile, certo, un test all'inizio, magari a fine anno, da settembre a dicembre, e poi via. C'è già un caso specifico nel quale noi stiamo, fra poco faremo in modo di dare agli utenti la possibilità di dargli un abbonamento a fronte del quale loro non pagheranno, dandoci il servizio di testare il servizio per noi. Benissimo, è unico, che fine fa il biglietto unico? Beh, guardi, no, mi scusi, se lei sta parlando del biglietto unico, noi continueremo, come le dicevo prima, a fare in modo che ci sia un unico supporto con cui il cittadino possa prendere qualsiasi mezzo. Sì. Ovviamente nel fare questo noi passeremo a una valutazione economica che sarà legata ai numeri di chilometri percorsi, per creare più giustizia, nel senso, io faccio solo 2 chilometri, non è che ne devo pagare 6. Certo. Esattamente. Quindi un po' come quello che avviene oggi sull'autostrada, Napoli-Salerno, dove esce a Torre del Greco, a Castellammare, o a Salerno, o a Nocera, ma sempre lo stesso. Quindi lei mi parla della tariffazione, e la tariffazione noi, sì, andiamo in questa direzione. Se lei mi parla di un'entità esterna, che è un consorzio che si chiama Unico
Banco Campania, quella è una problematica che riguarderà le aziende che fanno parte di quel consorzio. Beh, questo poi magari sarà affrontato in un'altra, certo, in un'altra sede. Assessore, ancora due domande. Abbiamo parlato della legge di stabilità che impone anche un certo tipo di gare. Questo frena l'azione del governo regionale o la agevola? No, anzi, innanzitutto bisogna dire che la legge di stabilità, e questo è un appuntamento importante che vorrei dire a tutti i lavoratori e a tutti gli utenti, noi ora per legge, e io più degli altri, essendo coordinatore nazionale di tutte le regioni e le province autonome, dobbiamo entro 4 mesi presentare al governo il piano di riprogrammazione di tutti i servizi del trasporto pubblico locale in regione. Quindi si apre uno per legge, pena la perdita per la regione Campania di 55 milioni di euro, quindi io lo debbo fare, d'accordo? Quindi io ho iniziato già un rapporto diretto sul territorio per fare in modo di sviluppare l'ottimizzazione della rete dei servizi minimi. Che cosa voglio dire? È un obbligo costituzionale dare il servizio di trasporto, per cui anche là dove c'è un paesino di 10 persone e c'è una persona che ha bisogno di andare a lavorare in un altro comune, noi dobbiamo fare di tutto, anche se fosse una singola automobile, a dare il servizio. Nel passato avveniva il concetto che io ho definito della grande ammucchiata, cioè si facevano mucchi di richieste di trasporto senza una programmazione, con duplicazioni, triplicazioni e così via. Oggi in questa riprogrammazione noi ci stiamo ponendo il primo step fondamentale per fare una rete di servizi minimi che veramente vada a servire i cittadini. Quindi questa riprogrammazione è il primo punto. La riprogrammazione 4 mesi comporta sempre che dopo noi avremo una fase in cui partono le gare, ma le gare per avere l'affidamento richiedono circa un anno. Quindi andiamo nel 2014 per passare con le nuove società che vinceranno le gare. Nel frattempo, dopo 4 mesi di programmazione, la legge dà a noi il potere di revisionare tutti i contratti in corso. In base alla riprogrammazione, alla nuova visione strategica, a parità di soldi, noi andremo a riprogrammare i servizi. Quindi alcuni confondono il concetto di riprogrammazione con tagli. Noi non andiamo a tagliare, noi andiamo a ottimizzare la rete dei servizi. Bene, mi sembra di capire, assessore, che tutto quello che abbiamo detto serve per rilanciare questo, definitivamente questo settore dei trasporti su ferro. Ci sono rimasti 7 minuti, fermiamoci con il trasporto su ferro, su cui abbiamo detto tutto, abbiamo assicurato i lavoratori che avranno lo stipendio regolarmente alle scadenze pattuite, perché non si passa più per la banca ma si passa direttamente per le aziende, abbiamo spiegato che ci sono nuovi mezzi in arrivo, abbiamo spiegato che nell'arco di 3-4-5 mesi avremo finalmente il parco dei treni per quanto riguarda la circumvesuviana sufficientissimi, abbiamo spiegato che non ci sono più motivi di protestare, e a questo punto io le chiedo, ma ci sono più motivi per scioperare allora, assessore? Ma guardi, i motivi per scioperare io penso che ci potranno ancora essere, perché non voglio dare nessun limite a quello che la legge consente alla libertà di sciopero, e quindi se ci saranno problematiche di particolare natura io non ho nessun problema. Tipo? È che le posso dire, il contratto nazionale di lavoro, un problema che riguardi i contratti di secondo livello, non glielo so dire. L'unica cosa che però le posso dire è un messaggio che ho sempre dato ai lavoratori. La mia porta è stata sempre aperta. Ho fatto centinaia di riunioni con i sindacati, con quelli ufficiali, non ufficiali, con i singoli lavoratori, eccetera. Poiché non c'è una controparte, non c'è dall'altra parte un imprenditore che vuol fare soldi sulla pelle dei lavoratori, ma c'è dall'altra parte un ente pubblico che ha l'interesse fondamentale di poter fare tutto ciò che è necessario. E c'è un assessore che non si è mai tirato indietro a incontrare chiunque, a parlare francamente anche di cose spiacevoli, perché se io sto qua, se ho fatto le mie scelte di cui abbiamo parlato, è perché io sto qua per servizio. Allora quello che ho sempre detto come messaggio, salvaguardando il diritto sacrosanto dello sciopero, io mando 2 messaggi. Il primo, prima di farlo, venite a verificare se c'è ragione di farlo,
perché si fa uno sciopero per ottenere un risultato. Beh, i lavoratori demandano il sindacato, sarebbe il sindacato che sarebbe dovuto venire. No, ma i sindacati sono sempre venuti da me, questo è sempre. Noi stiamo parlando di una problematica leggermente diversa. Quindi sacrosanto diritto allo sciopero, sì, ah beh, sì. Mia disponibilità a poter parlare in qualsiasi momento per mostrare se c'è qualche mia mancanza a fronte del quale è giusto fare lo sciopero, ma ancora di più devo mandare un messaggio di questo tipo. Non facciamo pensare che possa esistere uno sciopero che dipenda dalla volontà del singolo dipendente o da un gruppo di dipendenti che senza entrare nelle regole dello sciopero fanno ricadere sulla spalle delle poveri utenti una problematica per i quali gli utenti non hanno nessuna colpa. Questo è il problema, secondo me, che dobbiamo tenere in conto. Quindi, due messaggi. Se è uno sciopero regolare secondo le leggi, sono disponibili in qualsiasi momento a dimostrare che stiamo facendo il massimo ed avere tutte le suggerimenti per migliorare quello che stiamo facendo. Il secondo, prego a tutti, non strumentalizziamo i nostri utenti per fare a volte degli scioperi che possono servire soltanto per far mettere in luce determinate persone o nomi o organizzazioni, perché questo non è giusto. Assessore, so che lei è rimasto molto amareggiato dall'ultimo sciopero, quando il giorno prima, io ero testimone, in conferenza stampa lei aveva spiegato non solo che c'erano i soldi per i lavoratori e sarebbero stati dati subito, ma aveva innescato tutto quello che abbiamo detto in questa trasmissione. Però evidentemente l'informazione non è passata e il giorno dopo è successo il caos. E la colpa poi si è stata detta, non ci pagano gli stipendi, che poi è l'unica giustificazione per la quale la gente dice vabbè, non gli hanno pagato lo stipendio, allora è giusto che fanno sciopero, è giusto che io non prendo il treno, tra virgolette, giusto tra virgolette, quando invece le cose si possono risolvere e si sono risolte. Sì, non solo, le dico che ancora mi è dispiaciuto perché io questa delibera in giunta dei 74 milioni l'ho portata circa 20 giorni fa, 15 giorni fa, non ricordo più esattamente, ma questo è l'ordine di grandezza, e abbiamo lavorato anche la notte, il sabato e la domenica, perché pensate quale complessità cercare di smuovere tutto il problema, accensioni, contratti, eccetera. Quindi mi sono dispiaciuto molto, e poi mi dispiace ancora di più per un fatto molto semplice. Quello non solo è un problema verso gli utenti, ma un giorno di blocco sono 200-300 mila euro di danno, perché io quei soldi non li potrò dare all'azienda, perché la legge non mi consente di farlo, glieli dovrò decurtare, e quindi di fatto c'è un ulteriore danno che interviene su tutta la comunità. Cioè, dico io, i lavoratori si sono fatti un autogol, perché avendo risolto il problema e avendo a ore i soldi ripristinato il tutto per gli, si sono fatti pure uno sciopero che naturalmente pagheranno, perché lo sciopero, se scioperi, non viene naturalmente retribuito, e questi soldi non andranno nelle aziende. Va bene, io mi auguro che non ci saranno più scioperi e che si possa finalmente voltare pagina, come si vuole voltare pagina, e che dopo questo lavoro, ottimo lavoro fatto sul ferro, di cui naturalmente ne riscontreremo, perché noi andremo con le telecamere, andremo a vedere, certo, questi treni, certo, che arrivano, certo, chiamateci, facciamo vedere, non diamo alibi, insomma siamo chiari, la televisione è a disposizione. Bravo. Perennemente questo con è i quello cittadini. Che è necessario, esatto. Grazie. Non diamo alibi, esatto, e lavoriamo poi naturalmente anche per quanto riguarda poi il trasporto su gomma, che anche lì abbiamo tanto da fare, ci affidiamo al vostro buon senso, certo, perché anche lì utenti, lavoratori e naturalmente di quelli che insomma, lavorano intorno a questo grande sistema trasporti regionali hanno. Grazie per essere stato con noi, assessore. Bocca grazie al lupo. Mille, mi grazie auguro per l'ottima occasione che ha fornito grazie agli utenti. Grazie ancora a lei che ha voluto così, titolo spontaneo, darsi anche ai nostri concittadini spiegando quello che si fa, quello che si vuole fare e quello che anche non si può fare, perché compatibilmente è meglio essere chiari. C'era un detto di cui io ne faccio sempre menzione: meglio una volta arrossire che 100 volte impallidire. Se una cosa non si può fare, meglio dirla che portarla magari nei meandri poi di chi poi la interpreta e la usa contro sé e contro magari anche gli altri. Grazie a voi tutti, grazie ai nostri tecnici, la nostra SOS Campania finisce qui. Ci ritroviamo con i prossimi temi che affronteremo. Buonasera.